Ciao a tutti amici, benvenuti su questo nuovo episodio della serie con McNabb e MacArthur e oggi continuiamo la nostra partita. Allora, siamo a fare Motor City Southpost, intanto stiamo a fare nuove divisioni. Bel macello ragazzi. Cos'è qualche... Ah, l'armatura. Facciamo un expert box. È un bel macello. No, io voglio pure un motorized, mi frega proprio. Comunque ho notato che pure che fosse, io non potevo mettere questo. Perché... Quella equip d'armi è se sono runner e needs e vuol support. Quindi, pure che fosse, su internet qua non posso fare niente. E quindi, ce lo teniamo così. Continuiamo così. Bomb the Insects contro... Scusatemi, contro i super mutanti. Il mostro perga è interessante. Modok in guerra contro The Den, quindi pure Snugs. Una bella situazione. Poi c'è qua Twin Mothers, che ancora arriva. Paradise. Vediamo cosa succede qui. Che è successo? Il team Ottobio risponde a tutti i tipi di chiamata di aiuto, non importa chi le ne manda, soprattutto se proviene da un canale privato prebellico che indirizza direttamente al presidente. Durante una di queste, vabbè, non so come si traduce, non lo so come si traduce, il team Ottobre ha ricevuto un segnale che li conduceva in un vecchio garage abbandonato. Hanno trovato questo veicolo, quest'auto che vedete corazzata, che apparteneva allo chauffeur del presidente, presidente di Germanotta, allo chauffeur e alla sua, chauffeur e bodyguard, ok. Questo povero veicolo, che ha attraversato una zona contaminata, il suo sistema di telecamere ha visto cose terribili, massacri, cannibalismo, la lunga morte del sogno americano. Praticamente sta macchina corazzata vuole morire. Non lo voglio far morire. Lo voglio per me. Perfetto, continuiamo. Facciamo queste due fabbriche civili che ci servono. Local workspaces. Magnus ha distrutto. Ha distrutta completamente. Peccato che era un Alliance e non abbia un focus degno. È molto interessante come fazione, una bella zona particolare. Newino ha dedicato guerra a Modok, quindi anche a Snugs. Chissà chi vince qua. Se vince Newino, succede il panico qua. Vittorino, appunto. Intanto faccio subito The Raptor Snakes, che deve avere più 3 di energia. Attenzione, Washington Brotherhood ha vinto contro Yucana Nation, no? E adesso deve sconfiggere The Cause. Vediamo che succede qui. Ci servono più uomini, come non possiamo rimanere così. Macello. Allora facciamo Wasteland Survival Training e qua aggiungiamo Weeping the Benefits qua, perché c'ha questo bonus sulle risorse che non è male. Nuovi truppe, nuovi soldati in arrivo. Perfetto. Un good Murphy è eletto nella Nuova California. The Den ha fatto pace? Sì. Chi è Rebecca? Me l'ho rimasto con un altro signore. Allora, se vincono i super mutanti, attenzione, che c'è una nuova minaccia. Qua la situazione è brutta. Questa parte qua è brutta. Proviamo a fare un po' di... anche bunker. Sì, c'è 35 giorni tua mamma. Tua mamma. Tua mamma. Simon Story. Il Torino sta crescendo, portando un po' di glamour e la misura, ma Salvatore ha portato di nuovo con sé, sta condividendo i suoi problemi in quanto ha scambiato alcuna roba dell'incrape per
finanziare pedoni in cambio di jet, bus e narcotici. No, no. Posso ammazzarti? Sì. Senti, la caca. Uccidilo. Non mi interessa. Hai fatto uno sborone. Adesso questo è quello che ti meriti. Intanto facciamo un diplomatic training per il prossimo focus che verrà. Bushido Brotherhood ha vinto. Ah, ok. Ehi, Portiamo. Posso farne un altro? Ok. Gli provo come fa un'altra divisione di ausiliari. The Den ha dichiarato guerra a Kramat. Attenzione, ma Kramat non era alleato. No, era da solo. Ok. E come mia. Perfetto. Ausiliari. Standing Rock. Vabbè, portiamoglieli. Portiamo anche uno di questi. Dove sta? Ecco, Standing Rock. Intanto facciamo Air Force Department. Montana, sto Montana Chapter è forte. Ok. No! No! Ah no, ma è morto, ho mandato uno stronzo. E questi non accetteranno mamma. Hanno accettato. Hanno accettato. Va benissimo così. Facciamo la second cinema. Air Force Department fatto, ci muoviamo verso un Interrogation Techniques. Liquidity Equipment fatto, quindi andiamo verso Standardized Tools. Questo è fatto. Facciamo Focus Fire, che abbiamo soprattutto anti-tank. Outburst di Angry, no. Hanno chiesto ai nostri territori. La situazione è molto grave. Io però non so proprio come procedere. Non siamo pronti per una guerra. Non siamo pronti. Non credo che convengete con me, ma io voglio aspettare. Invece non si attende un cazzo di niente perché si va in battaglia. Si va in battaglia. Facciamo ciò che possiamo. Dobbiamo difenderci. Come? Non lo so. Non mi attaccano i figli di puttana. Sapete perché non mi attaccano i figli di puttana? Perché ho fatti i forti. Io intanto continuo a. Stiamo ammazzando. Ah, attenzione. Lo Styx ha mandato dei rinforzi, ma noi siamo troppo forti. Con 5 fabbriche è facile costruire. Infatti sono riuscito a farne livello 6. A Kumo. Molto Kumo, ma un Kumo enorme. Twin Mothers è tornato in pompa magna comunque. Cioè, guardate che spettacolo. Finché mi attaccano loro, meglio. Io non perdo niente, cioè nel senso. Perdite accettabili, non so accettabili, ma so perdite. Non posso fare molto, insomma. Voglio spostare
questo per portarlo qui. Ok, stiamo facendo delle divisioni e non so forti perché non sono forti, però Focus Fire è importantissimo perché abbiamo solo gli anti-tank, quindi fare questo è ottimo. Il resto possiamo attendere. Facciamo un Bitmain Fighter, però dobbiamo costruire l'aeroporto. Vabbè, prima i bunker, poi l'aeroporto e poi la fabbrica, ci serve difesa. Trionfo dell'esperienza. Andiamo di Blast from the Past. Top prime, facciamo anche Invisible Link, dottrine, sopra qualcosa qua, no? Facciamo una perfezione pragmatica, anche perché serve in questo periodo. Broken Coast ha vinto e ci troviamo qua. C'è Graven. Situazione è grave. Non volevo che si andasse a una guerra così bella e buona. Metalworking. Facciamo Scrap Shacks. Ah, il timer è scaduto. Però vorrei comunque continuare, giusto per fare quest'ultimo focus. Ovviamente mi fermo. Ci mancano persino le armi. Perché ne produciamo 2 al giorno, però comunque ci mancavano le armi, cioè grave. Oh, con Standard Dice Tools la situazione dovrebbe migliorare. Facciamo Public Projects. Appena finisce questo focus, io fermo la registrazione. Ma è una situazione qui, nessuno mi attacca. Sono questi stronzi. Va bene, vediamo questo Ludolf com'è di ammazza. Poi è fortissimo questo. Il sergente Granito è tornato con noi, giustamente non ho dimenticato di questo particolare. Sto caporale Rudolf lo userò per il prossimo esercito che farò. Ragazzi, il video finisce qua. Fatti il secondo save in caso di qualsiasi evenienza. Lo salvo ovviamente nella serie. Ragazzi, il video finisce qua, spero che il video vi sia piaciuto. Nel caso vi sia piaciuto, mettendo un mi piace, commentate e ci vediamo sul prossimo video. Ciao ragazzi.